Io ero il custode della casa di Lucio e mio zio era il grande giardiniere. Giardiniere, io avevo tutte le chiavi degli appartamenti, delle stanze, tutte, e poi gli curavo le piante. Lui mi voleva un gran bene. È stato e rimarrà sempre un grande amico, Lucio. Può darsi che ci aiuta da lassù, chissà. Come profondo il mare, dovrebbe essere anche un insegnamento per un bene che è patrimonio di tutti e dovrebbe essere salvaguardato, indipendentemente, ripeto, da Isole Tremiti o meno. Due cose, via, di turismo e della natura che c'è sull'isola. Distruggiamo tutto, perché loro il giardino non ce l'hanno, un po' non trivellate nel giardino loro, magari esce pure lì un po' di petrolio. Non è che noi siamo contrari al petrolio, siamo contrari che ci rovinano il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande come profondo il mare. 23 viene approvata la legge di stabilità, ma ahimè funziona solo dal giorno dopo che la legge viene approvata, e il 22 la ministra Guidi e il Ministero delle Attività Produttive concedono l'autorizzazione all'esplorazione a praticamente chiunque ne abbia fatto richiesta. Stanno dando in affitto queste trivellazioni che devono fare per 2-3 mila euro. Insomma, è pazzesco. 2.000 euro l'anno? È pazzesco. Tanto vale fare una colletta? Quasi. Ma per l'amore di Dio, venissero qua, gliele diamo noi. Non riescono a trivellare. Abbiamo l'appoggio della regione, perciò ci sentiamo forti. Se la Guidi ricorre a questi espedienti, non credo che sia rispettoso della regione Puglia. Dovrebbe probabilmente scusarsi di questa cosa. È evidente che chi cerca il petrolio poi non è che gioca la caccia al tesoro e poi lo lascia lì, lo cerca per estrarlo, nel momento in cui lo devi estrarre è evidente che rischio di trivellazioni. La Petroceltic International il 23 dicembre, cioè il giorno dopo aver ottenuto la concessione dal Ministero dello Sviluppo Economico, pubblica sul proprio sito internet una lunga dichiarazione in cui sostiene di avere liquidità al massimo fino a fine gennaio 2016. Da fine gennaio 2016 presumibilmente questa società potrebbe non essere più in condizione di operare. Se anche solo questi dovessero partire e dovessero provocare danni, non dovessero operare secondo la legge, e già ti dichiarano che non hanno nemmeno i fondi per ripianarli quegli eventuali danni. Da ragazzo, parlo di circa 45 anni fa, con i miei amici era solito venirci in questo posto per giocare, per trovare degli oggetti che provenivano dal mare. E già all'epoca ricordo molto bene che qui era tutta tappezzata di idrocarburi. Di catrame. Di catrame, sì. È diventato così duro che non lo togli più, guarda. Alcuni dicono che una cisterna qui al largo ha riversato questo petrolio nell'acqua, altri invece dicono che la piattaforma che è sita a circa 30 miglia vicino alla zona della costa di Vasto abbia avuto dei problemi. Che poi le piattaforme, ammesso e non concesso, che un giorno verranno installate, saranno proprio lì. Isole Tremiti sono riserva marina dal 1989, le immersioni sono bellissime, ce ne sono più di 40 e in più c'è tantissimo pesce, ma c'è anche tantissima vita bentonica che rendono i fondali e le pareti estremamente colorati. Il permesso prevede prospezioni, però non significa che le prospezioni siano meno importanti e in realtà di impatto negativo inferiore alla trivellazione. Questa zona famosa si trova a poco più di 20 km dalle Isole Tremiti. Quindi una distanza in mare veramente minima. Anche, addirittura veniva inserito nel progetto di codice dell'ambiente come un reato ambientale. Poi questa ipotesi è stata esclusa, ma evidentemente
con la tecnica del air gun il pescato potrebbe diminuire addirittura del 50%. Ci vogliono riprovare, speriamo di chiudere questa faccenda una volta per sempre. Io non difendo solo le Tremiti, io difendo il mare. È già fatto brutto che cerchino il petrolio qua, ma che sia anche di scarsa qualità è, come dicono, un zappiccio, una presa per il culo. Sì. Non si devono permettere, perché succede un pantimonio. Cioè? E qui si muovono tutti quanti, escono le barche fuori, i motoscafi, anche i novantenni. Io adesso ne faccio 87, ma mi muoverò pure io. Magari in braccio mi porteranno, ma ci vado. Il pensiero come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.